Nicola Sokol Iachini si conferma campione europeo di kickboxing vincendo i punti contro il rumeno Marian Serban. Il teatro Tenda di Arezzo è stato lo scenario di una notte di incontri professionistici che davanti a un pubblico numeroso e caloroso si è conclusa con la sfida per la cintura continentale della categoria 76 kg con le emozioni della vittoria dell'atleta albanese di nascita, maretino di adozione. I due sfidanti si erano già incontrati per il titolo europeo del 2015 e in quell'occasione a vincere era stato Iachini, che ha avuto così la possibilità di difendere la cintura nella propria città davanti ai suoi tifosi. L'incontro con Serban si è rivelato duro ed equilibrato, con 7 intense riprese ricche di spettacolari colpi di pugno e calcio che si sono risolte solo con il verdetto ai punti, che ha segnato all'unanimità la vittoria del titolo europeo all'aretino, facendo così esplodere la festa del suo maestro Herman Di Mauro, degli allievi della sua società e di tutto il pubblico presente. Al momento della premiazione, Iachini ha ufficializzato che l'incontro con Serban è stato l'ultimo della sua carriera, dal momento che d'ora in poi si dedicherà esclusivamente all'insegnamento e allo sviluppo della kickboxing sul territorio aretino. L'atleta classe 1986 chiude così il suo percorso da imbattuto con 22 vittorie e un pareggio su 23 combattimenti e soprattutto con 3 titoli europei all'attivo. Ho cercato di ballare secondo la musica, è andata bene, sono felice, è l'ultimo match. È stata una serata troppo pesante per me, per le problematiche dei miei due allievi. Sono salito un pochino scarico, ho rimontato in salita, ho preso dei colpi, è andata bene così. Sono convinto che ho vinto di poco questo match perché non c'ero. Forse se non ero in casa avevo anche perso, non lo so. Ho dato quello che potevo, come andava andava, sono felicissimo di tenere la mia cintura, davvero. Si dedica a Mattani e all'altro tuo allievo. Mi dedicherò a tutti, dal piccolo, dal bambino più piccolo a quello più grande, glielo devo.